Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo video sul mio canale YouTube. Ho appena finito Inter Napoli e vi porto questo video a recensione. Vediamo un attimo di analizzare la partita. Oggi si è vista una buonissima Inter, dal punto di vista del risultato non posso essere soddisfatto totalmente perché oggi potevamo vincere, abbiamo avuto l'occasione per vincere. Il palo di Skriniar lo sento ancora qua perché mi sta proprio incastrato nella gola, però alla fine il Napoli comunque è una squadra forte. E si è vista un Inter con quella dell'andata, secondo me peccato per non essere riusciti a portarla a casa, ma comunque un buon risultato. Se guardi la partita è un buon risultato, se guardi la classifica sì, siamo venuti dalla Lazio con una partita in meno, ma quella partita in meno comunque è contro il Milan, quindi bisogna cercare di superare la Lazio anche senza la partita in meno, perché in Champions ci bisogna andare, in Champions bisogna andarci, quindi bisogna cercare di farlo il prima possibile. Comunque oggi analizziamo adesso un attimo giocatore per giocatore. E poi magari analizziamo anche la squadra più in generale. Handanovic, sì, non è che è stato impegnato particolarmente, quindi prova sufficiente. Due centrali, veramente tanta roba. E soprattutto Skriniar, ma anche Miranda. Cancelo mi è piaciuto molto meno di altre volte, troppi palloni buttati, anche se comunque a me è un giocatore che piace tantissimo. Poi, scusate, D'Ambrosio un po' assente, anche se comunque ha fatto un buon lavoro su Insigne, secondo me. Gagliardini mi è piaciuto e anche Brozovic. Brozovic secondo me è migliore in campo, ma io so che Brozovic è forte, io lo so che Brozovic è forte, ma solo quando vuole ed è poche volte che vuole. Oggi ha dimostrato di essere forte, se facesse sempre così io lo farei giocare titolarissimo fisso. Tanto che certe volte svogliato veramente mi fa venire voglia di prenderlo e buttarlo via parametro zero. Oggi però ha giocato veramente bene, secondo me. E poi Rafinha, sì, anche lui ha dato qualità al centrocampo, non ha giocato male. Perisic, lui deve fare di più, ragazzi, anche se comunque lui fa sempre la sua partita di sacrificio, però le aspettative sono altre dopo i primi mesi favolosi. Candreva un po' la stessa cosa e Icardi è tornato dall'infortunio e non è che ha potuto far più di tanto, anche se comunque mi è piaciuto sul fatto che non perdeva il pallone, palle alte, riusciva a tenerlo in qualche modo di sponda. Poi sono andati a vedere Caramo ha provato a dare il suo contributo, si è preso l'angolo alla fine che abbiamo buttato via, orco Giuda. Quell'angolo lì ci credevo davvero, perché se lì avessimo segnato tanta roba, ed era anche lui partita di sacrificio sull'azione di Brozovic che è partito e l'ha data Eder che non è riuscito a controllare. Lì secondo me Brozovic gliela doveva dare più lenta, però anche Eder sul controllo poteva fare qualcosina di più sicuramente. Andiamo a analizzare la presa più generale. Scusate un po' per le luci, forse non mi vedete proprio benissimo. Mi scuso, però adesso un po' sera, quindi devo un po' sbrigarmi. Non, se ci sono delle luci un po' strane che danno fastidio, oppure che è un po' buio il video, chiedo scusa. Comunque, abbiamo fatto una partita da squadra ed è quello che ci mancava da un po'. Ora bisogna ripartire da questa partita e andare assolutamente a vincere contro la Samp. Là non sarà facile, anche perché viene dalla sconfitta 4-1 e non vuole perdere di sicuro la prossima, ma neanche noi vogliamo vincere, noi vogliamo andare in Champions. Bisogna assolutamente vincere le prossime partite e tornare nella zona Champions, che è la zona che ci spetta assolutamente. Niente ragazzi, per questo video è tutto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!